battere il tempio dei Red Devils di Alex Ferguson, che sarà teatro della classicissima sfida tra Manchester United e Juventus, valida per la quinta giornata del gruppo C di Champions League, che vede i bianconeri al comando con 10 punti, gli inglesi secondi a 4 lunghezze. È una serata gelida dopo la bufera di neve che ha investito Manchester ieri mattina. Le colline attorno alla città sono tutte imbiancate e le previsioni per il prosieguo della serata non sono per niente rassicuranti. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco ci ricollegheremo con l'Old Trafford per la partita Manchester United-Juventus. A tra poco. E se la tecnologia fosse capace di amare? Thomson ti propone un rapporto nuovo con gli oggetti dell'immagine e del suono. Un rapporto vivo con oggetti che sanno comunicare. Oggetti amici. Thomson, dalla tecnologia all'amore. Soprattutto un Fernet Branca. Sopra una deliziosa cena romantica. Soprattutto un Fernet Branca. Un Fernet Branca. Swatch. Simply Red Greatest Hits. L'atteso best dei Simply Red. Simply Red Greatest Hits. Il meglio dei Simply Red. Senza eguali, con il fuoco dentro. È irresistibile la sua bellezza naturale. La sua luce inconfondibile dura per sempre. Spedisci 5 tappi di Campari Soda e partecipa ogni mese all'estrazione di una delle 5 nuove bellissime Porsche Boxster. Chiama il numero che trovi sotto i tappi. E sotto i tappi puoi vincere subito 1000 Philips Car Stereo. Solo 15 secondi per dirvi che solo il 23, 24 e 26 novembre, solo su Telepiù 2, potrete vedere Test Match, Inghilterra-Italia, Serie A, Milan-Inter, Coppa Juventus-River Plate. Telepiù 2, il meglio visto prima. Buongiorno eccellenza. Buongiorno. Cosa non va? No, è che oggi sarebbe il mio compleanno. Ah, auguri! E quanti anni? Occhi e croce, 2000. Complimenti, io al massimo gliene davo 1008, 1009, to. E non è contento? Sì, è che mi aspettavo una telefonatina, una festicciola. Vabbè, l'ho saputo prima, chiamavo Santo Onore. Chi è? Quello della torta. Però posso offrirle un caffè? Magari qualcosa di speciale, vista l'occasione. Lavazza qualità oro. Magari. Bello, caldo, profumato. Sì, eccolo là. Grazie. Una bella sorpresa, un caffè di classe, non so proprio come sdebitarmi. Ma le pare, Pietro, ci mancherebbe. A proposito, quella nuvoletta vista mare, ci terrei. Quelli che è il top sono gli amici che contano. Quelli che è il top fuori serie ma dentro divertenti, oh yeah. Quelli che è il top, lavoro è tutto nella vita. Quelli che è il top è come vivono loro, oh yeah. Top Card BNL, top a modo tuo. Nura Tora. C'è un segreto nel cuore degli irlandesi. Benson's Whiskey, il sole d'Irlanda. Solo K. Una
presentazione Pagine Utili Mondadori, la certezza di farsi trovare. Cari amici telespettatori, 400 donne bellissime e 10 aspiranti beati, cosa c'è? Lo sai chi mi manda? No, non lo so chi ti manda. 400 donne e 10 aspiranti beati. Lo sai chi mi manda? Non lo so, se non lo dici, chi ti manda? Mi manda Lubrano. E che ci azzecca? Come, sta con noi alla puntata? Ah già, è vero, dovevo dirlo io. Antonio Lubrano sarà protagonista del nostro settimo appuntamento con Beato. Lo sai chi mi manda? A te te ci mandano tutti, perché sei un pateracchio, sei una mignatta, t'attacchi come un brolo. Non mi manda Wendy. E lo stavo a dire io che te mandava Wendy, che sarà presidente di giuria del nostro settimo appuntamento con Beato dalle donne. Antonio Lubrano e Wendy Windham insieme a noi. Ti ci posso mandare anch'io? A dove? A dove? Continental Tecnocasa, la numero uno in Italia. Amici sportivi, nuovamente collegati con Old Trafford. Nonostante i rigori invernali, nonostante i risultati un po' deludenti dei Reds degli ultimi tempi, l'affluenza di pubblico è davvero massiccia, tant'è che sugli spalti sono presenti 53.000 spettatori scatenati. Quanti Old Trafford ne può contenere nelle gare di Champions League? Sentite che cosa sta accadendo sugli spalti, uno sventolio di bandiere e tutti i tifosi che inneggiano al Manchester United. La Juventus che risponde comunque con una formazione d'altissimo lignaggio, schierando tutti i titolari, come Aldo Serena. Sì, sicuramente Lippi ha messo in campo i migliori della sua squadra, in questo momento gli effettivi che stanno meglio. Tutti pensavano che Lippi risparmiasse qualche giocatore in vista della stupenda e importante partita di finale di Tokyo, di Coppa Intercontinentale. Invece l'importanza della gara, questo pubblico, il fatto di che il Manchester sia in difficoltà in questo momento, non ha dato pietà a Lippi, ha schierato la squadra più forte. Sono accreditati 135 giornalisti, 19 canali televisivi, 50 commentatori, tra questi Glenn Hoddle, Terry Venables, John Cruyff, e ci sono tra gli altri un vecchio juventino come John Charles, uno juventino di ieri, vale a dire Fabrizio Ravanelli, che poi ascolteremo a fine partita, mentre vedete la formazione del Manchester con Schmeichel, Neville, Johnson, May, Neville, Beckham, Bott, Kim, Giggs, Cantona e Solskjaer. Per la Juventus abbiamo Peruzzi, Torricelli, Ferrara, Montero, Porrini, Di Livio, Deschamps, Zidane, Jugovic, Boxic e Alessandro Del Piero. Vedremo anche le panchine delle due formazioni, ricordando che nel Manchester ci sono Van der Gaal, Cruyff, Poborski, Scholes, McLaren, nella Juventus Rampulla, Marc Juliano, Padovano, Tacchinardi e Lombardo. L'arbitro di questa contesa è un arbitro spagnolo, il signor García Aranda José María, mentre vedete anche lo schieramento con il classico 4-2-4 del Manchester, con Cantona che sta alle spalle del norvegese Ole Gunnar Solskjaer. Una linea difensiva di 4, una linea di centrocampo di 4, leggermente diversa la Juventus, anche se la grafica, Aldo, ce la propone praticamente con un chiarissimo 4-4-2. Sì, io credo che però Del Piero questa sera avrà maggiore libertà di movimento, un giocatore che sta attraversando un momento non felicissimo. Questa sera si può conquistare anche la finale di Tokyo, partendo, giocando una grande gara questa sera, sicuramente Lippi lo impiegherà da titolare a Tokyo. Vedete i componenti delle panchine, come avevo ricordato poco fa, e vedete anche l'arbitro García Aranda, José María, 40 anni, madrileno. Dunque una squadra italiana ritorna all'Old Trafford dopo quella serata, anzi dopo quel pomeriggio del 19 giugno, quando la nazionale italiana venne estromessa dall'Europeo. Tutto pronto, sarà la Juventus a dare il via alle operazioni con Boxis Del Piero. Juventus dunque con la consueta casacca bianconera, ma con inediti pantaloncini neri. Attendiamo soltanto il fischio d'inizio ed è partita. Subito la Juventus con Di Livio, palla sulla destra per Porrini, attaccato da Ryan Giggs. Ryan Giggs, il gallese che è stato fortemente in dubbio per questa partita fino all'ultimo momento e ha sostenuto un provino poco prima dell'inizio, e c'è un lancio per Anan Boxic che viene beccato in fuorigioco da uno dei due assistenti dell'arbitro. In questo caso si tratta di Tresaco Garcia. Che di pochissimo in fuorigioco Boxic, subito la difesa in linea del Manchester molto alta. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per Boxic e anche per Del Piero. Il calcio di punizione viene affidato direttamente a Peter Schmeichel,
33 anni compiuti lunedì scorso, palla lunga, svetta Montero, recupera Di Livio, il rilancio sulla palla, c'è Neville, la recupera ancora la Juventus con Bocic servito da Zidane, Bocic prova ad andarsene, il rimpallo lo sfavorisce dopo l'attacco di Ronny Jonsson e c'è un calcio di rinvio già prontamente battuto dal portiere Schmeichel. Per uno dei due Neville, Gary Neville, il più anziano, si fa per dire 21 anni, fiondata ancora lunga nel tentativo di trovare Solskjaer, c'è in anticipo Montero, la palla finisce oltre l'area di fondo e si tratta giustamente di calcio di rinvio quando siamo giunti al primo minuto e 15 secondi. Ricordo brevemente che le vittorie italiane nelle sfide italo-inglesi sono 32, quelle degli inglesi sono 30 e i pareggi sono 20 fino a questo momento. Importante il ritorno nelle file del Manchester di Keane, è un giocatore che nel centrocampo, nell'economia del centrocampo del Manchester ha un grosso valore, soprattutto questa sera contro uno dei centrocampi più forti del mondo come lo bianconero. Ancora una verticalizzazione di Di Livio, prova a scattare Alan Bocic, ancora Bocic ingaggia un duello, prova a rientrare il suo cross e poi c'è un colpo di testa un po' azzardato da parte di Gary Neville che aveva rinviato al centro dell'area di rigore, poi stacca Ciro Ferrara. Torricelli, la palla per Montero, attaccato da Solskjaer, ottimo l'aggancio di Jugovic, vince il tackle Nicky Butt, poi la palla da Cantona ancora a Butt. È una partita che si gioca su ritmi elevatissimi e sentite anche il coro del pubblico che accompagna vocalmente l'esibizione dei giocatori in campo. Ecco Neville, il più giovane dei Neville, vale a dire Phil. Appoggio sulla sinistra per Ryan Giggs, pallonetto cercando Cantona, ottimo l'aggancio, Butt, e poi c'è la respinta di Torricelli. È un buon momento questo del Manchester United che cerca di stringere i tempi con una rimessa che sta per essere effettuata, anzi è già stata effettuata da Beckham. Poi Gary Neville prova a staccare Cantona ed è calcio d'angolo che vedremo tra qualche istante. Non so voi, ma io bevo Aperol. Primo calcio d'angolo della partita a favore dei Red Devils che sono partiti a testa bassa, sprombattuto. È Beckham che va a battere. La respinta di Jugovic. Prova Di Livio ad anticipare Neville, nulla da fare. Impeoso l'intervento di testa di Phil Neville, 19 anni, per lui 99 minuti giocati soltanto nelle coppe europee. È partito alla grande il Manchester, molta velocità, rapidità, grande coraggio anche nelle azioni. La Juve deve sfoggiare l'esperienza che ormai gli è congeniale per tamponare in questo primi minuti di gioco. Ruba palla Zidane, velocissimo, scambia, duetta con Bocic, ancora Zidane dalla destra. È pronto per il cross, c'è il cross, c'è la respinta di May, poi una palla calciata davvero male da parte di Butt e vedete che Schmeichel è andato a rimproverare il giovane collega e la Juventus beneficia così del primo calcio d'angolo di questa gara. È stupenda azione di Zidane, Bocic, qui Del Piero non ha tagliato sul primo palo, avrebbe dovuto uscire anche dalla porta per cercare di deviare la palla. Avete rivisto lo svarione di Butt mentre ora c'è il calcio d'angolo battuto, la respinta è Di Livio in agguato, conquista palla, Deschamps a ritmi elevatissimi. Del Piero fa sfilare il pallone, ancora Del Piero, potrebbe tentare il tiro c'è e si allunga in presa il portiere Schmeichel. Conclusione in verità non fortissima questa di Del Piero, comunque ci ha provato. Beh, non fortissimo, ma è stato rapidissimo, veloce nel movimento, la palla l'aveva stoppata leggermente lunga, era pressato da due giocatori, molto bravo, non ha potuto dare forza alla palla, ma in questo momento ha fatto il massimo. 4 minuti e 45, 0-0, partita valida per il quinto turno del gruppo C di Champions League. Nuovamente la battuta del portiere Schmeichel, tenta lo stacco Beckham, poi Cantona, Eric Cantona, Ole Gunnar Solskjaer, ancora Beckham, ancora il norvegese, l'intervento tempestivo da parte di Ciro Ferrara, la Juventus che riparte a ritmi alti e Bocic che ha cercato Del Piero attaccato da Gary Neville, ancora la Juventus con Torricelli in dribbling, se ne va ancora Torricelli, la palla per Jugovic anticipato, c'è forse un'ostruzione di Keane, comunque l'arbitro dice che è tutto regolare, c'è anche un tunnel di Del Piero, la palla recuperata nuovamente dalla Juventus con Jugovic, Porrini all'assalto alla Juventus, Bocic vuole palla, un colpo di tacco e ancora la Juventus, vedete che insiste e mette in difficoltà il Manchester, Porrini prova questa conclusione ed è calcio d'angolo.
è che è incredibile come i 20 giocatori che sono in campo, a parte i due portieri, giochino in pochissimi metri quadrati. C'è una gran velocità ma anche un atteggiamento tattico fino ad ora perfetto. Secondo calcio d'angolo per la Juventus, se ne incarica della battuta Jugovic quando sta per scoccare il sesto minuto. Ricordo il risultato di 0-0 e vi parliamo dall'Old Trafford di Manchester. Ecco Vladimir Jugovic, si appresta a battere, parabola spinta da Cantona e poi la palla guadagnata dal portiere Schmeichel. In due tempi c'è stata anche un'ostruzione di Alessandro Del Piero segnalata dall'arbitro, che fa battere un calcio di punizione al Manchester. Sì, leggera ostruzione da parte di Del Piero, ma Schmeichel non ha dimostrato in questo momento di essere in gran forma. Portiere della sua statura, della sua levatura, con una leggera ostruzione di Del Piero avrebbe dovuto lo stesso prendere palla e non mollarla, come è successo poi. A proposito di palla, non va bene questo pallone, deve essere cambiato, per noi qualche istante di pausa. L'arbitro controlla, dice che è tutto ok, si gioca con lo stesso pallone di prima. Il risultato è che è sempre di parità 0-0, il Manchester United va alla battuta con Peter Schmeichel, ricordiamo il portiere che vinse l'europeo con la sua nazionale, quella danese, nel 92, venne poi acquistato dal Brøndby, dal Manchester United. Finora ha giocato 202 partite nella prima divisione. La palla messa dentro da Giggs, poi Montero prova la verticalizzazione su Del Piero, l'1-2, lo scambio molto bello. Ancora la Juventus con Boxic, interrotta la sua azione e ci pare di vedere un Manchester in affanno. Ma qui Boxic ha sbagliato lo stop, avrebbe avuto una corsia, un'autostrada che l'avrebbe portato a Schmeichel, peccato per la Juve. Zidane, scambiato con Del Piero, ancora Zidane. Apertura sulla destra per la corrente Porrini, che si fa spesso vedere a supporto dei centrocampisti. Ha provato una verticalizzazione su Boxic, eccolo qui, Sergio Porrini, gli è andata male. Neville, il rilancio, la palla conquistata ancora dalla Juventus. Deschamps gioca bene a Juve. Zidane, ancora Zidane, si libera del Piero ma è in posizione di fuorigioco, per questo che è un pochino tratteggiato, un pochino atteso Zidane. Ma ha atteso troppo, perché Del Piero ha fatto un movimento perfetto, dice Jugovic sta tentando di penetrare con Del Piero in fuorigioco ancora. Molto alta la difesa del Manchester, è difficile verticalizzare immediatamente. Del Piero si lamenta un pochino per questo passaggio ritardato. Lo vediamo ancora, vedete che comunque la posizione era di fuorigioco, aveva provato a rientrare Del Piero, comunque era oltre. È il penultimo giocatore del Manchester, l'ultimo, ricordiamolo, è sempre il portiere, o perlomeno è quasi sempre il portiere. Vediamo il rinvio dello stesso Schmeichel. Sulla palla c'è Beckham, che oggi ha lasciato la sua posizione centrale per defilarsi sulla fascia destra, in quanto il tecnico Alex Ferguson ha preferito lasciare fuori Poborski, facendo così rientrare Roy Keane rispetto alle ultime partite. Un brutto rilancio di Torricelli con palla che finisce in fallo laterale, è sempre 0-0. Partita davvero dai ritmi molto alti in queste prime battute, siamo quasi al decimo, sempre 0-0. Vediamo ancora Beckham, Roy Keane, ancora Beckham, ancora Roy Keane, nazionale irlandese che tra infortuni e squalifiche ha perso qualcosa come 11 partite in questo avvio di stagione. Ancora Beckham, attenzione, conclusione che viene deviata ed è calcio d'angolo, e sentite ancora una volta il boato dei 53.000 dell'Old Trafford, mentre è già pronto Meller, una sostituzione, evidentemente qualche giocatore non è in buone condizioni, vediamo se trattasi di Giggs o di chi altro. Attenzione a Johnson e May, che sono in area di rigore, molto forti di testa. Ecco lo stacco, il colpo di testa bellissimo da parte di David May, e palla che ha sfiorato la traversa. È la prima occasione da rete in questa partita, quando siamo al decimo minuto esatto. Eccolo qui David May, giocatore che è cresciuto nel Blackburn. Astuto, bravo, è andato a rimorchio di Johnson, dietro il saltatore, di solito la palla passa e in questo caso è caduto così. Dunque Manchester pericolosissimo su questo colpo di testa da calcio d'angolo con David May, ancora un colpo di testa da parte di Batty. Beckham, Gary Neville, guadagna campo il Manchester United, ancora Gary Neville, Roy Keane, il rilancio poi da parte di Ferrara, di Livio Boxic. Ancora Alan Boxic, costretto a fare il regista, poi Deschamps, Zidane, una Juve che
pratica un calcio corto, palla per Boxic, è pronto per il cross, prepara il destro, ancora Boxic, c'è il destro, poi il rilancio, il rinvio di May, ancora la Juventus con Duchamp, la conclusione, la respinta, la palla riconquistata da Butt, poi Giggs, Cantona, Phil Neville, Cantona che riesce a toccare per Beckham, intervento della Juventus nel frattempo con Ferrara, palla per Purini. E attenzione a Beckham, pur giocando sulla destra, naturalmente gli viene distinto a centrarsi pochi attimi fa, l'abbiamo visto anche arrivare al tiro, per cui è un giocatore che ha un tiro potente, e attenzione al numero 10. Apre Montero sulla sinistra per Torricelli. Meno movimento ora della Juventus, Del Piero che prova ad andarsene in dribbling, viene bloccato nella sua azione da Gary Neville, poi Beckham, Roy Keane sbaglia malamente e Zidane prova a sorprendere Schmeichel dalla distanza, nulla di fatto, qualche istante pausa. C'è una sostituzione, entra Brian McClaire al posto di Phil Neville, eccolo qui il debuttante praticamente, 19 anni, si tratta di un giovanissimo, colui che se ne va, e invece un giocatore attempato, colui che entra in campo, Brian McClaire, scozzese, quasi 33 anni, li compierà il prossimo 8 di dicembre, giocatore che una volta faceva la punta, adesso fa il centrocampista, da parecchio comunque. Cambiamento tattico, movimenti nel Manchester, Keane è andato a fare il centrale difensivo con lo spostamento di Jonsen a sinistra. Ecco, vedete nel frattempo Alex Ferguson, vicino a lui Brian Kidd, uno dei leggendari giocatori del Manchester che vinse la Coppa dei Campioni nel 1968. I due parlottano fitto, vediamo se ora Del Piero riesce ad avere la meglio nei confronti di May. Poi l'anticipo di Beckham e danni di Zidane, parte McClaire, ancora McClaire, la Juventus riesce a guadagnare palla. Jugovic, posizione a rischio per Boxic, in effetti il rischio c'è perché è fuori gioco nettissimo. L'attaccante deve rischiare, deve partire lo stesso, Jugovic l'ha visto con ritardo, però deve fare così, quando la difesa in linea, come quando il Manchester gioca così alta, non c'è alternativa, bisogna partire, se la palla arriva nel momento giusto si va a rete, altrimenti si manca di gioco. Ecco Nicky Batti. E poi Eric Cantona, non è stata fino a questo momento una grande stagione quella di Eric the King. Lo stacco di Montero, il colpo di testa e poi il rimpallo che favorisce la Juventus che tenta di partire in contrattacco. L'apertura di Zidane per Del Piero, attaccato da Keane, ancora Del Piero, c'è la sovrapposizione di Di Livio, se ne va Di Livio, guadagna lo spazio per il cross, c'è il cross e la respinta dopo questa bella azione da parte di Neville, di Gary Neville, ormai possiamo soltanto dire Neville perché ce n'è in campo uno soltanto, viene messo giù Del Piero, si tratta di calcio di punizione. Sicuramente fallo, Del Piero ha la possibilità di calciare questa punizione, è una posizione importante, 6 o 7 metri fuori dall'area di rigore, lui che sa calciare liftato sopra la barriera. Calcio di punizione dunque per la Juventus quando siamo al 14esimo e 30 secondi. Schmeichel prepara la barriera. C'è anche il sinistro di Montero. È una posizione che sembra essere l'ideale per il giocatore uruguaiano della Juventus, giocatore uruguaiano con il passaporto spagnolo. E invece Del Piero che prova a sorprendere Schmeichel, l'idea era buona perché Schmeichel si era mosso dalla parte opposta, ma è soltanto calcio d'angolo. Si ha tentato di tirare sul palo del portiere e Schmeichel si era mosso giustamente perché Del Piero è temibilissimo sui calci di punizione. Calcio d'angolo, sale anche Ferrara, molto forte di testa, ci ha abituato con i suoi gol sia nel Napoli che nella Juventus. Terzo calcio d'angolo per la Juventus, la battuta, Schmeichel fa suo il pallone senza problemi. Troppo nell'area piccola, è troppo lenta questa palla di Jugovic, bisogna calciare il calcio d'angolo più forte, sfruttare maggiormente i calci da fermo. Avete visto il rilancio di Schmeichel, poi il retropassaggio di Deschamps per Peruzzi. Peruzzi nella zona di Jugovic, la palla finisce in out, rimessa in gioco che sta per essere effettuata dallo stesso Jugovic. Bellissima la finta di Del Piero, ancora Del Piero, prova ad andarsene, la palla è per Boxic, c'è l'anticipo del portiere, ma la Juventus che gioca molto bene di prima e rasoterra. Parlano la stessa lingua Del Piero e Zidane, si sono compresi senza neanche guardarsi, gran bello scambio, peccato che Boxic fosse leggermente in ritardo a chiudere questa grande azione. Ancora il portiere
danese, 91 presenze per lui in nazionale. Il colpo di testa di Bacon, la palla svirgolata da Torricelli, palla che rimane in gioco. Batz scambiato ancora con Beckham, la fiondata cercando Ole Gunnar Solskjaer, lo stacco e poi la conclusione, buona la conclusione di McLear, qualche istante di pausa. Ecco, rivediamo Aldo la conclusione. Astuta, intelligente, furba, da giocatore esperto questo tiro, e per un soffio non sorprendeva Peruzzi. Ancora un colpo di testa, questa volta di Butt, poi il lancio per Del Piero, Del Piero che prova ad anticipare Gary Neville, è il portiere Schmeichel che si sostituisce al libero. Beckham di testa, palla soltanto sfiorata, Cantona non riesce a mantenerla in gioco e la Juventus beneficia così di una rimessa in gioco con le mani, affidata a Torricelli, scambia con Zidane. Deschamps, mentre c'è liberissimo sulla destra Porrini, lo cerca Deschamps ma sbaglia questa volta, recupera Jonsen, Butt, Solskjaer. Vince il tackle Porrini, ancora un intervento in tackle scivolato da parte di Butt, ma è sempre la Juventus padrona del pallone. Montero per Del Piero, ottimo l'aggancio, tutto volante, non c'è spazio ma la palla è per Di Livio, prova a fronteggiarlo Wendix, ancora Di Livio, 1-2 con Boxic, palla che doveva filtrare per Del Piero, un po' tardiva, c'è stato l'intervento di Keane. È difficile trovare la profondità sia per la Juventus che per il Manchester, due squadre che giocano ad altissima intensità, così corte e strette, e si fa fatica ad arrivare sul fondo. La fatica la sta trovando anche Boxic, che naturalmente è il giocatore principe e maggiormente abile e bravo a fare questo tipo di lavoro. 18 minuti di gara, una gara fino a questo momento correttissima. Vediamo Beckham, c'è l'inserimento centrale di Neville mentre Cantona si è defilato sull'estrema, poi McLear e l'arbitro interviene, la seconda volta che interviene dopo il calcio di punizione calciato qualche minuto fa da Del Piero. Ora un calcio di punizione per il Manchester United, il Manchester United che sabato è tornato a vincere in campionato battendo l'Arsenal per 1-0 e che precedentemente aveva vissuto un periodo drammatico. Vediamo ora questo calcio di punizione di Giggs, la respinta, poi Cantona, attenzione, sbaglia Cantona e sbaglia anche Beckham, pericolosamente il Manchester, ma può andare ora pericolosamente la Juventus in contrattacco, 3 contro 3, libero sulla sinistra Jugovic, l'ha visto Zidane, Jugovic si defila per il cross, parte il cross, all'alzata da Neville, poi l'elegante stop di Giggs, applausi per Ryan Giggs. Grave errore della difesa bianconera sul calcio piazzato, hanno lasciato libero Keane sul secondo palo, Ferrara giustamente ha lasciato Cantona libero per andare a colpire la palla di testa e poi sul rimpallo Cantona ha sbagliato incredibilmente un gol facile da fare. Jugovic scambia con Torricelli mentre sentite, penso chiaramente, quello che i giornali di oggi hanno definito il ruggito dell'Old Trafford. Guerriero chiude bene ancora la difesa con Neville, poi Schmeichel, in anticipo Ferrara, doma la palla con il petto, Zidane, rapidissimo Zidane, rischioso un pochino il suo intervento, comunque prosegue la Juventus, si infila Boxic, questa volta il guardaline, anzi l'assistente dell'arbitro dice che è tutto regolare, ma era in anticipo il portiere Schmeichel, eccolo qui Alain Boxic, autore del gol della vittoria in quella che è stata la partita mandata, la partita d'apertura di questa Champions League vinta dai bianconeri per 1-0. Non ha potuto ancora fino adesso liberare la propria velocità, la propria forza, ed è un peccato, lo vediamo compresso e volenteroso, lo stesso anche Del Piero, è partito benissimo, i due avanti bianconeri stanno giocando bene. Cantona, Gary Neville, buon Manchester, Beckham sempre defilato, palla a tagliare il campo dalla parte opposta, prova Jonsen, il pallone rimane in gioco, poi Porrini, c'è l'anticipo di Keane ai danni, anzi di McLear ai danni di Zidane, ancora Cantona, il tocco è ancora per McLear, poi Deschamps, abilissimo, ancora Cantona in un lavoro per lui insolito, ecco il pubblico che sostiene ora l'azione dalla destra da parte di McLear, parte il cross, Giggs di testa, da buona posizione, non riesce ad incornare, per noi qualche istante di pausa.
bravo e furbo Giggs, si è nascosto dietro Porino per poi partire in anticipo, non ha colpito bene la palla di testa, ma questa era un'altra occasione importante per il Manchester. Ryan Giggs che non ha vissuto, vediamo dall'altra angolazione l'azione di poco fa, quella che avrebbe potuto portare al gol Beckham. Stavo dicendo di Ryan Giggs che vedete in azione, è stato costretto ai box da un infortunio. Ancora il tentativo di Beckham, poi vedete che va ad acchiappare per il collo Jugovic e giustamente l'arbitro interviene, il signor Garcia Aranda, assegnando un calcio di punizione alla Juventus. A proposito dell'arbitro, ricordiamo che ha diretto i bianconeri nel 94 in Coppa UEFA, la partita era Marittimo Funchal, squadra portoghese, Juventus vinta dai bianconeri in trasferta per 1-0, e ultimamente, cioè quest'anno alle Olimpiadi a Washington, ha diretto la partita tra Ghana e Italia vinta dagli africani per 3-2. Si deve ripartire con una rimessa in gioco con le mani per la Juventus, mentre ricordiamo che al termine della partita andrà attenzione all'azione di Bats, nel frattempo bloccato da Zidane. Dicevo che al fine della partita andrà in onda Striscia la Notizia, su Italia 1 alle 22.30 Porto-Milan, sempre di Champions League, e avremo ai nostri microfoni a fine partita sia Marcello Lippi che Fabrizio Ravanelli. Vediamo nel frattempo Roy Keane, dunque passato da centrocampista a difensore centrale. Applausi per lui e per il Manchester. Fino ad ora Bruno molto bravo, Zidane non ha sbagliato un pallone ed anche in fase di interdizione ha recuperato, è un giocatore che Lippi nelle ultime settimane si è ritrovato alla grande. Pallone che finisce sempre nelle aree rigore, evidentemente questa è una particolarità delle squadre inglesi, ma diciamo anche che questo terreno è leggermente più corto del solito, 102 metri per 70, per 69 e mezzo, molto largo ed è più corto dei soliti terreni che secondo le norme UEFA sono 105 metri. Beckham cerca Cantona, buono l'aggancio, ancora Cantona e poi è impreciso nell'appoggio. Dusan Jugovic non è stato feroce, cattivo Cantona, aveva stoppato bene la palla, poi l'avrebbe dovuto calciare velocemente. È rimasto a terra Ferrara, contuso al limite dell'area. Peruzzi lo sta soccorrendo, ma sembra in difficoltà il difensore bianconero. Nel frattempo la Juventus si è prodotta in un'azione d'attacco con Diluvio Del Piero. Jugovic, mentre sempre a terra Ciro Ferrara, e mentre la palla finisce oltre la linea di fondo ed è calcio d'angolo che vedremo tra qualche istante. Calcio d'angolo dunque per la Juventus, mentre si è ristabilito Ciro Ferrara, è sempre Vladimir Jugovic che va a battere, conteggio tre pari per i corner naturalmente. Jonsen mette fuori, Di Livio ha provato la stoccata, ribattuta, era una fucilata violenta comunque destinata oltre la linea di fondo, mentre Solskjaer appoggia su Ryan Giggs. Giggs, ora lui il colpo d'esterno con l'intervento di Torricelli, batte. Forse è in fuorigioco, anzi è proprio così, è in fuorigioco Eric Cantona. Comunque i ritmi sono sempre elevatissimi. Elevatissimi, i pericoli vengono proprio nelle ripartenze, nell'intercettamento del pallone a metà campo e nel ripartire velocemente. In questa occasione bravo Montero a portare su la difesa molto in alto e mettere in fuorigioco Cantona. Ecco Del Piero che prova a domesticare il pallone con un braccio, l'arbitro era proprio nelle vicinanze, ha visto. Ecco Alessandro Del Piero. Ecco Jonsen, ex giocatore del Besiktas, prima giocato nel Molde norvegese, giocatore che è stato seguito anche da qualche club italiano ultimamente, mentre ancora una volta il Manchester prova a battere dalla distanza con Schmeichel. Il Cantona non ha ancora trovato la posizione, gira per il campo, in questo momento è a sinistra nella parte di Porrini, con Ferrara e Montero ha trovato vita dura, vedremo qui con l'ex atalantino come di andare. Grande intervento quasi distinto da parte di Torricelli, e la Juventus prova a ripartire. Il lancio di Ferrara è comunque irraggiungibile per Del Piero, che era terminato in posizione di fuorigioco. Vedete nel frattempo Marcello Lippi, infreddolito, intirizzito, sta seguendo l'andamento di una partita fino a questo momento molto equilibrata, con il Manchester che cerca di riversarsi nella metà campo bianconera, la Juventus che cerca naturalmente di sfruttare al meglio, fino a questo momento non ce l'ha fatto, la porzione di campo libero, cioè quella davanti a Schmeichel. Montero, palla che finisce in palo laterale,
Ricordo che questa è la Coppa dei Campioni, ovvero Champions League numero 42. Il Manchester l'ha vinta nel 68, la Juventus nell'85 e nel 96. Manchester United che ha vinto 10 volte il titolo inglese e 9 volte la Coppa d'Inghilterra. Ecco il rilancio da parte di Paolo Montero e palla che finisce in, anzi no, rimane in gioco. C'è il retropassaggio di Neville per il portiere Schmeichel. Vanno a staccare in due, l'arbitro dice che c'è fallo da parte di Ferrara di Lidia in coppia, sì, contro Cantona. È giusto, giusto, Ferrara ha fatto fallo, ha appoggiato le mani sulla schiena di Cantona. McLaren, Ryan Giggs, ancora Ryan Giggs, prova a passare tra due giocatori, c'è l'ostruzione di Porrini e l'arbitro giustamente interviene, dà il calcio di punizione al Manchester che vedremo tra qualche istante. William Lawsons, vera razza scozzese. 27 minuti, calcio di punizione battuto, c'è lo stacco, sulla palla arriva McLaren. Buon momento del Manchester, Cantona, e qui è un fallaccio che può costare il cartellino giallo al giocatore francese. Vediamo se l'arbitro è del nostro stesso avviso, sì, in effetti aveva già preparato il cartellino, vediamo se tutto ciò avviene. Mentre rivediamo proprio la botta di Cantona e danni di Boxic, due ex marsigliesi. Giustissimo questa ammonizione, perché Cantona è entrato sull'uomo, sulle gambe proprio quando Boxic aveva dato la palla via già da un pezzo. Alex Ferguson, tecnico che festeggia i 10 anni di guida al Manchester United, aveva iniziato nel novembre del 1986 dopo aver guidato la nazionale scozzese ai campionati del mondo di Messico 1986. Palla che finisce ancora in fallo laterale, è stata scagliata da Paolo Montero e sarà il Manchester a beneficiare di questa rimessa quando siamo al 28esimo minuto, già effettuata. Mai cerca Solskjaer, fa buona guardia con il corpo Montero e qui ci starebbe anche una ammonizione Solskjaer, perché ha scalciato Montero da dietro. Io non so l'arbitro se avrà il coraggio di ammonire di nuovo un giocatore del Manchester. Assegna il calcio di punizione, ha segnato il calcio di punizione dopo aver ascoltato il suo assistente Mercado José Luis Lobera, e calcio di punizione per la Juventus con Peruzzi che va a cercare il liberissimo Ferrara. Ci sono 3 giocatori della Juventus, si tratta di Peruzzi e parzialmente di Livio Torricelli, che erano scesi in campo qui all'Old Trafford il 19 giugno scorso nell'ultima partita dell'Italia nel campionato europeo. Vediamo Jugovic, scambia con Boxic, prova a partire Boxic, riesce a servire Di Livio, la fiondata di Di Livio per Porrini, stop a seguire, poi c'è l'intervento di Jonsen in anticipo sull'italiano, palla che è finita in fallo laterale, ancora Porrini la rimessa in gol con le mani, perde il Piero, l'anticipo di Jonsen, sulla palla c'è sempre Di Livio, palla messa dentro, un liscio, poi Boxic, azione caotica e alla fine Roy Keane che palla al piede, prova il rilancio su Solskjaer. Giggs, lo stop è brillantissimo, Ferrara, ancora una verticalizzazione, ancora una volta c'è in fuorigioco Del Piero, mentre forse era in posizione migliore Alan Boxic al centro dell'attacco bianconero. Lo spostamento in difesa da centrale difensivo di Keane ha portato giovamento all'allineamento del Manchester. Non sono più riusciti a dare possibilità centrali a Boxic e Del Piero. Keane è un giocatore più veloce di Jonsen, un giocatore che in fase di interdizione è migliore. Sempre la Juventus che prova a proporsi con palla giocata a raso terra con una serie di 1-2. Poi c'è Montero in anticipo su Cantona. Ancora Cantona e danni di Jugovic, ma la Juventus che conquista palla. Poi Torricelli ha provato a rilanciare Deschamps, malinteso. Quindi si difende bene ora il Manchester, un Manchester che possiamo dire ci pare all'altezza della situazione. Mentre vedete Moreno Torricelli, del quale abbiamo detto poco fa a proposito della sua apparizione pochi minuti nella partita Italia-Germania dello scorso 19 giugno in questo stadio. Beh, fino ad ora il Manchester è stato più pericoloso, ha avuto le occasioni più importanti della Juventus per fare gol.
È bellissimo il cross di Beckham, la palla rimessa, riproposta da Giggs, che si stizzisce contro McLaren perché sapeva di essere in fuorigioco e non avrebbe voluto il pallone di ritorno. Sì, aveva capito, era andato troppo oltre. La difesa della Juventus è molto accatata, seguono molto il Montero e Ferrara, sia Torricelli che Corrini, che si sono alzati velocemente. Vedete la muraglia umana, 53.000 spettatori, il massimo che l'Old Trafford ne può contenere in occasione delle partite di Coppa. C'è stata una spinta ora di Montero su Solskjaer, ancora Beckham, un cross a tagliare la difesa, sbaglia l'intervento Porrini, c'è Giggs, ecco l'irlandese, anzi il gallese, scusate, il suo cross è stato ribattuto dallo stesso Porrini. Ed è ancora Ryan Giggs che si incarica della rimessa in gioco. Ryan Giggs che compirà tra 9 giorni 23 anni. Poi c'è l'intervento di Ferrara, palla che finisce oltre la linea di fondo. Siamo 4-3 per quanto concerne i calci d'angolo. Perfetto Ferrara, intervento strepitoso. In quei casi la difficoltà è quella di fare anche il calcio di rigore con facilità. Lui è entrato con tempismo e rapidità sul pallone. Avete visto David Nai, giocatore molto abile di testa, la respinta ora è di Zidane. È Nicky Butt che va alla rincorsa del pallone. Lo offre a Keane, subito pressato, Del Piero che cerca di infastidire Neville. L'apertura è sulla destra per il liberissimo Cantona. Lo aspetta Jugovic. È un Cantona che non ha posizione, perché gioca dove l'istinto lo porta, non ha compiti tattici particolari. Palla troppo molle per Jugovic. È stato costretto a questo intervento falloso. L'anticipo era di Neville, Jugovic in qualche modo ha cercato di impedire l'intervento all'avversario, ne è scaturito un calcio di punizione che sta per essere battuto dal Manchester United quando siamo già abbondantemente nella terza fase di questo primo tempo, vale a dire al 33esimo minuto. Stacca Porrini, palla che finisce in fallo laterale. Ecco Janssen, Butt, poi Deschamps di prima per Zidane. È abilissimo Zidane a mantenere il possesso di palla, a rilanciare poi la Juventus con Jugovic. Incrociano le due punte e c'è l'errore mentre Boxic si liberava a sinistra. Eh sì, qui Jugovic non ha proprio capito il movimento di Boxic. Si erano mossi molto bene sia Del Piero che Boxic incrociandosi, e il croato avrebbe avuto più campo per andare a sinistra a effettuare un cross per il collega numero 10. May ha dato a Janssen, ancora Ronnie Janssen, sbaglia, recupera Porrini, anche Porrini non è precisissimo nel controllare la palla, sicuramente precisissime fino a questo momento, immune da errori è Zidane. Deschamps prova ad accelerare, apre sulla destra per Del Piero, ancora Del Piero, prova una serie di finte, entra in area, è stato messo giù da Butt. E l'arbitro concede il calcio di rigore, un'abile finta da parte di Del Piero, c'è stato proprio l'impatto tra Nicky Butt e Alessandro Del Piero e l'arbitro non ha esitazioni, al 34esimo minuto concede il calcio di rigore, rivediamo. Finta stupenda di Del Piero, Butt incredibilmente ingenuo in questo caso, il rigore è sacrosanto, ma questo giocatore proprio è stato di un'ingenuità puerile, non si può certo andare sull'uomo in area di rigore, anche se era appena dentro di un metro, naturalmente calcio di rigore. Del Piero sta incaricando alla battuta. Ecco Alessandro Del Piero dunque che ha l'opportunità di segnare un calcio di rigore a Old Trafford nella stessa porta, laddove non fu bravo Gianfranco Zola, ricordiamo, lo scorso 19 giugno. Del Piero contro Schmeichel, mentre vedete l'apprensione sul volto dei sostenitori del Manchester United. Del Piero contro Schmeichel, la rincorsa, il tiro, gol! La Juventus va in vantaggio con Alex Del Piero quando siamo al 35esimo minuto, gol di Alessandro Del Piero. Calciato benissimo questo tiro dal dischetto, ha incrociato la palla forte, alta, Schmeichel molto alto, ma non c'è riuscito a prendere la palla. C'è da dire che Del Piero in un momento come questo suo di difficoltà generali, è stato anche criticato molto, cacciare un rigore in questo stadio contro un Manchester, contro un pubblico di questo tipo, ci vuole essere di campioni, essere freddi come è stato lui. Terzo gol dunque, avete visto, in 4 partite per Alex Del Piero. E mentre c'è stato Butt che ha cercato di andare a rifarsi dell'errore di poco fa,
vede che la Juventus ora gioca tutto di prima, molto bene. Palla sbagliata questa volta da parte di Deschamps, ma questa volta è lo stesso Deschamps che ripropone il tema. L'errore poi era di Alex Del Piero. Ryan Giggs prova il gallese. Errore da parte di Beckham. C'è un errore anche di Montero, recupera comunque Torricelli. Montero cerca Boxic, alle prese con Jonsson, il colpo di testa vincente di Boxic, ma non riesce a servire Del Piero. E riparte il Manchester, mentre vedete ancora in apprensione Alex Ferguson. Il colpo di testa di Montero, la palla recuperata ancora da Solskjaer, c'è una deviazione, c'è un calcio d'angolo che vedremo tra qualche istante. Calcio d'angolo dunque che è il numero 5 per il Manchester. Attenzione, una mischia furibonda, poi Deschamps che viene messo per le terre. Butt, pallone a scavalcare tutti quanti, ma in fuorigioco Beckham, così almeno dice l'assistente dell'arbitro. Nulla di fatto per il Manchester United quando siamo giunti al 37esimo e 40 secondi. E vedete il talento, il nuovo talento del calcio inglese, vale a dire David Beckham, tre presenze in nazionale, giovanissimo. Mentre vediamo Peruzzi che si adopera per il rilancio. La fiondata, la palla mancata da Jonsson e Giggs alle prese con Dilivio. Butt che prova a rilanciare ancora Giggs, Ferrara sembra essere in anticipo, proprio così, rovesciata poi Montero, il tocco di piatto un po' lezioso, Butt ancora per il Manchester, McLaren, l'intervento era rovinoso da parte di Jugovic, prova il dribbling Cantona, ancora Cantona, McLaren, Neville, parte il cross, Solskjaer e fa su il pallone Zidane. In partite come queste, quando si gioca con una pressione tale al 100%, avere un giocatore in squadra come Zidane, che è una cassaforte, gli si dà palla, non la perde mai, temporeggia, fa girare il gioco, è, secondo me fino ad ora migliore in campo Zidane. Roy Keane, avete visto il suo imperioso stacco di testa, Roy Keane in un ruolo per lui inedito, mentre vedete appunto Zinedine Zidane, il giocatore di cui ha parlato Aldo, e poi Boxic che se ne va dopo una serie di finte, ancora Boxic, cerca Del Piero, c'è il movimento di Del Piero ma era inseguito da un avversario, ancora Boxic, prova il cross ma non c'è nessun compagno in quella zona del campo. Un limite in questo momento è stato proprio Del Piero solo in area di rigore, Boxic ha alzato la testa, ha guardato, non ha visto altre maglie bianconere, peccato che Deschamps e Jukovic non avessero aiutato Del Piero ad entrare in area di rigore e a coprire maggiormente l'area avversaria. Cantona servito da Beckham, il colpo di tacco, palla per Deschamps, abbastanza normale comunque, ancora Deschamps, Dilivio, Juventus ora che cerca un pochino di addormentare i ritmi della partita e di spegnere il ruggito dell'Old Trafford. Ferrara per Zidane, c'è l'inserimento di Dilivio, palla buona, ancora Dilivio, si apre sulla destra Porrini, ma finisce in fuorigioco e per noi ancora qualche istante di pausa. Sempre le immagini che un po' impietosamente vanno sul giovane Nicky Butt, l'autore del fallo da rigore, ancora Butt, poi Del Piero, Boxic in area, ancora il dribbling molto bello, Boxic, c'è la parata di Schmeichel, ha fatto tutto molto bene Alain Boxic, il dribbling a rientrare, poi la conclusione di destro, ma la palla è stata parata da Schmeichel. Il manuale del calcio aperto alla pagina giusta per Boxic, però in fase conclusiva no, Schmeichel è rimasto fermo, non è andato a terra, ma lui avrebbe dovuto concludere con una botta forte e rasente l'erba, invece ha tentato il colpo sotto ma Schmeichel non si è fatto ingannare, era fermo in piedi. Sempre 1-0 per la Juventus quando è scoccato il 40esimo. Deschamps, Ferrara, Dilivio e poi Porrini, prova ancora Porrini, alla limite per Del Piero anticipato, poi Ferrara prontamente per Deschamps, poi Zinedine Zidane. Porrini ancora, una Juventus che dimostra di possedere un bagaglio tecnico di primo ordine, una partita giocata tutta a palla bassa.
Vedete il lungo fraseggio, poi c'è un errore di Didier Deschamps e Solskjaer per Eric Cantona. Cantona sbaglia, Di Livio sbaglia pure lui, poi Bat per Giggs. Siete il pubblico che prova a dare incitamento a Ryan Giggs, poi Jonsen, Bat, un po' frastornato Bat, sbaglia ancora, poi Di Livio, contropiede per la Juventus, Zidane accompagnato da Torricelli sulla sinistra. Ecco Del Piero, prova a convergere e c'è Torricelli in effetti in area di rigore, ma c'è anche Zidane in fuorigioco e per noi qualche istante di pausa. Abbiamo rivisto dunque che Zidane era oltre il penultimo uomo del Manchester United, così ha vanificato l'azione di Torricelli. La fiondata di Schmeichel, sempre 1-0 per la Juventus quando siamo all'epilogo di questo primo tempo. Intervento rischioso di Ferrara, ma puntuale e tempestivo. Attenzione a Cantona, liberissimo! E la palla sfiora il palo per il Manchester United. L'opportunità per andare al pareggio al 43esimo minuto, ma Eric The King Cantona, vedete, non ce l'ha fatta a mettere il pallone nell'angolino, ha solo sfiorato il palo. Cross stupendo da destra, forte, potente. Cantona ha fatto finta di tagliare sul primo palo, Ferrara è stato ingannato, si è trovato tutto solo ma non è riuscito ad inquadrare la porta. Comunque Cantona si è rifatto pericoloso, non sta giocando una grande partita ma in area di rigore è sempre temibile. Deschamps, Jugovic, Torricelli, grande movimento di Del Piero, inseguito, pedinato, braccato da Gary Neville. Ancora Del Piero per Box, questa volta c'è l'anticipo di Mai e Torricelli, vedete che sparacchia il pallone laddove c'è comunque Jugovic, una serie di rimpalli. Solskjaer si è liberato bene di un paio di avversari ma c'è sempre attentissimo Zidane. Boxic è approvato a prendere in controtempo Neville, non ce l'ha fatta. Ancora Ole Gunnar Solskjaer, Juventus sulla palla ma ancora il Manchester con Gary Neville. Colpo di tacco involontario di David Beckham e palla che giunge a destinazione, valere a Peruzzi, mentre vedete che il possesso di palla è a favore della Juventus, un 6% in più, è un 6% in una gara dai ritmi così elevati, è davvero molto. 45 minuti giocati a pressione, in apnea da entrambe le squadre. Forse il Manchester, dopo aver subito il gol di Del Piero, ha avuto un 2-3 minuti di smarrimento, ma ha ripreso in questo momento a pressare, a correre come aveva fatto dal primo minuto. Montero, palla per Ferrara, abile la finta. Poi Jugovic, prontamente per Porrini, defilato lungo la sua corsia preferenziale. C'è l'intervento di Zidane davvero scatenato, porta il pallone inseguito da Keane, e Keane è un altro giocatore davvero di grande spessore atletico. Eccolo qui Roy Keane, è tempista, forte fisicamente, veloce, rapido, è giocatore ideale in qualsiasi centrocampo di una grande squadra. Ancora Porrini che riesce ad evitare un paio di avversari e poi naturalmente chiede collaborazione a qualche collega. Ha trovato Zidane, poi Torricelli, Montero. Juventus dunque che sta navigando con il vento in poppa. Gol su calcio di rigore di Del Piero, il gol che ha spezzato l'equilibrio di questa partita, un gol al 35esimo. La Juve naturalmente sapete che sta attraversando un momento in cui gli impegni si assommano, gli impegni davvero importanti. Dopo aver giocato contro il Milan, dopo aver giocato con l'Inter in Coppa Italia, la Juventus volerà direttamente domani mattina a Tokyo via Londra, dove il prossimo 26 giocherà la partita valida per la finale intercontinentale contro il River Plate di Ramon Diaz, partita che noi proporremo su Rete 4 lo stesso martedì 26 alle 22:30. Attenzione al Manchester con questa combinazione che si interrompe, combinazione tra Mcler e Cantona, l'uscita del portiere Peruzzi. Ma la notizia non è questa dell'uscita di Peruzzi, la notizia è che Zidane ha sbagliato il primo passaggio. Dopo 45 minuti avrà toccato 50-60 palloni, ne ha sbagliato uno. Finisce dunque il primo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0. Gol messo a segno da Del Piero su calcio di rigore al 35esimo. L'autore del fallo è Nicky Butt, le telecamere impietosamente vanno su questo giocatore. Noi rivediamo per l'ultima volta il fallo e ci diamo la linea alla regia.
Nuovamente collegati con Old Trafford in Manchester, siamo nell'intervallo della partita tra Manchester United e Juventus. Primo tempo dunque con la Juventus in vantaggio per 1-0, vedete i giocatori che stanno per fare nuovamente l'ingresso sul terreno di gara. Dunque un primo tempo piacevole, giocato a ritmi decisamente alti, il Manchester piuttosto impreciso nell'area bianconera, la Juventus che invece ha capitalizzato al meglio la prestazione, segnando il gol del vantaggio su calcio di rigore con Alex Del Piero, la Juventus sicuramente più attenta, più accorta, più brava a rubar palla, più brava anche a sfruttare le poche occasioni avute in questo primo tempo. Sì, sicuramente una partita equilibrata, perché anche il Manchester ha fatto fino a questo momento una bella gara, non è stato preciso in fase conclusiva e la Juventus ha giocato benissimo, ha fatto girare palla al meglio, Zidane secondo me migliore uomo in campo e forse qualche percussione maggiore sulla sinistra con Jugovic avrebbe desiderata anche Lippi. In area di rigore in effetti quando la Juventus offende poche volte ci sono due o tre bianconeri, solo Del Piero e Boxic si cercano di mettere in crisi Schmeichel. Vedete nel frattempo le bandiere francesi, naturalmente inneggianti ad Eric Cantona, e qui viene considerato The King, il re, è il giocatore che alimenta la fantasia dei piccoli tifosi del Manchester United. Comunque vedete anche questa suggestiva inquadratura dall'alto di Manchester, la temperatura è rigidissima, ieri nevicava qui a Manchester. Questa sera le cose sono andate un pochino per il meglio. Tutto pronto dunque per il secondo tempo di questa partita valida per il quinto turno del gruppo C di Champions League, con il Manchester che dà il via alle operazioni. Attendiamo il fischio del signor José María García Aranda. Tutto pronto. Inizia il secondo tempo. Ha battuto il Manchester United. Johnsen, Ryan Giggs, giocatore che nelle ultime sei partite ha giocato pochissimo a causa di infortuni, vedete la sua discesa travolgente, ma c'è anche l'imperioso intervento difensivo di Paolo Montero. Ancora la Juventus con Di Livio, abile ad evitare il pressing di Giggs. È un Manchester United scatenato in pressing, deviazione da parte di Montero, poi c'è l'uscita alta del portiere Peruzzi. Sì, pressione, pressing molto alto del Manchester, vogliono subito mettere in chiaro le cose, vogliono secondo me dar battaglia, perché sotto di un gol la qualificazione al prossimo turno sarebbe difficile. Avete visto lo stop elegantissimo da parte di Boxic, che poi è andato a reclamare il pallone, lo ha ottenuto, ha provato il cross, la sua battuta è stata attutita da David May. E poi rilancio pronto da parte di Schmeichel, Solskjaer, Ciro Ferrara per Porrini. Gode di libertà Deschamps che riceve, poi Ferrara è fortunato nel primo rimpallo, poi tocca la palla con le mani e per questo motivo l'arbitro assegna un calcio di punizione al Manchester United. E si stava lamentando Ferrara per un fallo di Beckham che gli è andato addosso, ma il giocatore è sempre molto corretto Beckham. Avete visto ancora la dinamica del fallo, poi Johnson, Ronnie Johnson dalla sinistra cerca il cross e la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo. Un Manchester che ha iniziato a testa bassa, un paio di percussioni per mettere sul chi vive la difesa bianconera. Sì, pressione molto alta, concederanno secondo me qualche spazio in più in fase difensiva e qui dovrà essere bravo Boxic a liberare la sua velocità. Peruzzi la battuta a staccare Boxic, poi Di Livio riesce ad avere la meglio nei confronti di Giggs. Del Piero per Zidane, ottimo il passaggio di ritorno di Zidane per Del Piero. Solskjaer lascia palla a Giggs, poi Montero, palla che sbuca per Cantona, attenzione a Cantona, la conclusione, la parata di Peruzzi. E ancora Peruzzi che riesce ad arrivare sulla palla nel secondo tentativo. C'è stato uno scontro anche tra Beckham e un giocatore, dovrebbe trattarsi Ferrara che è terminato a terra. Rivediamo ancora la posizione regolare Cantona, che non ce l'ha fatta a battere Peruzzi. Ha atteso troppo, incerta nella conclusione, non ha saputo se tirare di sinistro forte, fare il pallonetto, avrebbe avuto mille cose, mille modi per poter tirare in porta, ha scelto la conclusione più sbagliata, un tocco di esterno destro semplice, poi Peruzzi è riuscito a parare con difficoltà, ma occasione sprecata Cantona in malo modo. Di Livio che rientra dopo questo tentativo in attacco, dunque Manchester che era partito davvero forte proprio all'inizio ripresa, era il suo terzo tentativo in attacco e al terzo tentativo ha avuto la chance buona con Eric Cantona
e si è fatto comunque bloccare in due tempi la sua conclusione da Peruzzi. Svolta molto bene Ferrara, poi Di Livio che ha ricevuto da Zidane, ancora Di Livio, attende lo smarcamento dei compagni. Porrini, va un po' ad imbottigliarsi Porrini, Montero con un pallonetto, c'era Jugovic subito di prima. C'è il pressing molto alto, come ricordava Aldo, da parte del Manchester United, poi Zidane, intervento di McLaren, Di Livio che prova la verticalizzazione su Del Piero che ancora una volta era finito in fuori gioco, Manchester molto corto che naturalmente costringe i giocatori della Juventus spesso in fuori gioco ed attacca a testa bassa, ancora Giggs, linea di fondo, l'intervento è di Peruzzi che ha chiamato la palla e così non è intervenuto Ciro Ferrara. Ed è a sinistra dove il Manchester è più pericoloso con Giggs che è rapido, veloce, ha un dribbling feroce e Porrini sta faticando un po' a tenergli testa. Ecco Jugovic, prova la verticalizzazione su Boxic, abilissimo Roy Keane, David May. Buono l'intervento di prima di Torricelli per Zidane. Ancora Torricelli, c'è l'inserimento di Boxic, la palla è buona, attenzione a Boxic e c'è l'uscita, più che tempestiva da parte del portiere Schmeichel. Molto bravo Schmeichel, il partito scatto rabbioso, è riuscito a prendere palla e Boxic altrettanto scatto rabbioso ma non è riuscito ad arrivare prima. Deschamps, Zidane, liberissimo sulla sinistra Jugovic, c'è l'inserimento di Zidane, ancora Jugovic. E ha provato una soluzione abbastanza difficile per Del Piero che in questo momento fungeva da prima punta, poi Bacco. Ronny Jonsen, ancora Giggs, prova a controllare nell'azione Porrini con il raddoppio di Di Livio, c'è il cross, l'uscita di Peruzzi, un cross velenoso. Splendido cross di Giggs, nessun compagno, l'ha tagliato sul primo palo, McLaren ha tentato ma è partito in ritardo, bisogna che Di Livio tenga d'occhio maggiormente Giggs, aiuti Porrini nella marcatura di questo giocatore che è determinatissimo. Avete visto il numero splendido da parte di Zinedine Zidane, Boxic e poi c'è Bat che ha interrotto la trama tra i due giocatori, tra i due stranieri della Juventus, Beckham che dà a Gary Neville, ancora Bat. Esce palla al piede, Ciro Ferrara può rilanciare Del Piero, c'è la palla che è buona, Del Piero attenzione contro Schmeichel e sbaglia clamorosamente Del Piero, anche perché avete visto proprio il rimbalzo del pallone mentre Del Piero stava per concludere. Avrebbe potuto chiudere la partita Del Piero con una seconda rete molto importante per lui, è partito bene, Ferrara gli ha dato un altrettanto pallone perfetto, ha tentato di sorprendere Schmeichel sul palo di sinistra ma rimbalzo, brutto rimbalzo e ha colpito male la palla Del Piero, peccato. Un gol per parte mancato, prima Cantona, poi Del Piero, mentre vediamo che Boxic dà nuovamente Del Piero, Del Piero, attenzione viene inseguito da Giggs, ancora Del Piero, si è defilato, la Juventus che insiste, Porrini, palla troppo lunga, c'è l'uscita di Schmeichel, rovinosa, e poi la conclusione di Deschamps, palla ancora buona, Porrini, e si coordina male, palla alta sopra la traversa, alcuni istanti di pausa per noi. J&B Rare, piacere rare. Si parte dopo 6 minuti e 40 con il calcio di rinvio di Schmeichel, mentre rivediamo ancora l'azione di poco fa e la conclusione sbilenca di Porrini. Comunque il Manchester United ha sbagliato un gol con Cantona ad inizio ripresa, la Juve ne ha poi sbagliati due sempre con Del Piero. Sì, l'aveva detto prima, il Manchester gioca con una pressione, con un pressing molto alto, concedendo spazi invitanti a Boxic e Del Piero. Ha provato ancora Porrini a verticalizzare su Del Piero, ha provato ora Alex Ferguson, a livello internazionale ha vinto col Manchester United una Coppa delle Coppe che aveva già vinto anche con l'Aberdeen. Del Piero prova a far slittare la palla per Di Livio, poi c'è come al solito Zidane e poi alla fine Porrini che mette la palla fuori un pochino impreciso. Eccolo qui Eric Cantona, non è stata fino a questo momento una stagione esaltante per lui, segnato complessivamente 4 gol nel campionato e un gol soltanto in Champions League. La Juventus fa pressing, Beckham, poi c'è l'anticipo di Montero, palla per Torricelli che ha provato la verticalizzazione di prima, per Boxic ha strozzato il pallone,
non è propriamente in grandissima serata box questa sera, corre molto come al solito, ma fa fatica a trovare gli spazi, non parte con i tempi giusti, anche se Zidane, l'abbiamo visto più volte, anche Di Livio, cercano di dare palla al croato con maggior tempestività. Ce ne messo in gioco la Juventus con Torricelli per Zidane, poi batte, ma ancora Zidane, vedete che va a conquistare palla. Di Livio è sempre attentissimo, Ryan Giggs, che poi spara, due volte Ryan Giggs ha rubato palla agli avversari, prima a Zidane, poi a Di Livio, ha sparato alto e con qualche istante di pausa. Pols Mentholictus, la caramella che scatena, una intensa sensazione. Vediamo Aldo, altra angolazione. Ed è sicuramente Giggs il pericolo numero uno per la Juventus questa sera, giocatore in palla, in forma, era in dubbio alla vigilia, invece ha dimostrato di essere in grande condizione. La Juventus con Duchamp, poi Boxic cerca la sponda, prova Zidane, sempre molto attento Roy Keane, ancora l'irlandese che dà al norvegese Johnsen, c'è un errore anche da parte del mancino. Ancora Johnsen, galoppa, cerca di guadagnare lo spazio per il cross, viene assistito da Solskjaer, entra in area Solskjaer, resiste alla carica di Deschamps, è molto onesta, diciamolo francamente, l'azione del norvegese. Sicuramente in Italia non si vedono occasioni di questo tipo, quando un giocatore viene toccato va a terra, invece Solskjaer ha tenuto botta, come si dice in gergo, e non è andato giù, questo depone a suo favore, anche se se fosse andato giù probabilmente l'arbitro avrebbe dato calcio di rigore. Un atteggiamento di grande fair player da parte di Ole Gunnar Solskjaer, sempre 1-0 per la Juventus. Juventus che tiene il pallino, Di Livio, Del Piero, attaccato da Roy Keane, ancora Del Piero, prova a convergere, assistito da Jugovic, e prova a cercare dalla parte opposta Zidane, c'è lo stop di Zidane preciso, perde il tempo per proseguire l'azione, e prova a ripartire il Manchester United. Sempre ben appostato, ben piazzato Montero, Boxic, stavolta Boxic perde un po' malamente il pallone, Beckham, Solskjaer, grande giocata, ancora Solskjaer, intervento di Ferrara, poi Montero, molto aggressivi i giocatori del Manchester in questo momento, poi Cantona e c'è l'anticipo questa volta di Porrini. Ai danni di Ryan Giggs, sentite il boato, il ruggito dei 53.000 di Old Trafford. E scalano in avanti come delle furie rosse questi del giocatori del Manchester. Ecco Cantona che è molto forte di testa, può essere pericoloso secondo me sulle palle alte, l'ha dimostrato nel primo tempo. Ferrara per Jugovic. Ecco ancora Zinedine Zidane che si fa incontro Boxic e sta per seguire dalla parte opposta, arriva di gran carriera Di Livio e la palla viene messa in mezzo, lo stacco è di Mai, poi ancora Zidane, vedete che è bravissimo, è stupenda l'azione di Zidane, ha tolto letteralmente il pallone dal piede all'avversario, poi di controbalzo di sinistro ha sfiorato l'incrocio dei pali e con un colpo liftato di tecnica sopraffina è lui l'entrata di Bate, poi di esterno sinistro ha tentato di andare a cacciare sul palo lungo. Zidane questa sera sta superando le più rosee aspettative, sta giocando benissimo. Grande dunque conclusione di Zinedine Zidane. Manchester United, Cantona, Beckham, si propone sulla destra Gary Neville, ancora McLaren, ancora Beckham attaccato da Deschamps, sempre tempestivo e puntuale, di Deschamps il maratoneta della Juventus, uomo dei sette polmoni. E messo in gioco per il Manchester United con il 21enne Gary Neville, e messo in gioco una palla che rimpalla sui piedi di Torricelli, poi Boxic la fa scivolare per Zidane, aveva accennato lo scatto e la verticalizzazione Boxic, prova Porrini a servirlo e Boxic poi desiste contro Roy Keane, un Roy Keane in grande splendore atletico. Buona prestazione anche la sua, Roy King, è stato importante il suo rientro questa sera. Ancora un'azione in verticalizzazione, Bat aveva servito di precisione Cantona, visto l'uscita intelligente di Peruzzi.
Neville, palla ancora per Keane, ancora Roy Keane, ecco Beckham, inserimento di McLaren e poi c'è Torricelli che chiude su Solskjaer, un po' un affanno, Torricelli decide di mettere palla in fallo laterale. Si è caduto di tensione, di intensità di gioco nel pressing, nella pressione della Juventus e il Manchester sta prendendo coraggio, stanno puntando tutto sull'agonismo, sulla forza fisica, sulla velocità ai giocatori inglesi. Ancora Solskjaer, prova il cross, colpo di testa di Giggs, ben appostato, e ben appostato era anche Angelo Peruzzi al 13° e 41 secondi. Ancora insistita l'azione del Manchester United, batte, ancora Ryan Giggs alla messa dentro, Solskjaer, ribattuta la conclusione da Montero, ancora Beckham, insiste il Manchester, retropassaggio, batte, poi Keane, mai, la verticalizzazione per Gary Neville e non ce la fa, esiste Neville per qualche istante di pausa. Rundig Megatron 100 Hz, effetto realtà. Ci vediamo l'altro di poco fa con il colpo di testa, vedete, di Ryan Giggs destinato al primo angolino e la comoda parata anche da parte di Peruzzi. Giggs ha fatto il massimo, era fermo, è difficile dare forza a una palla che poi non arrivava molto veloce. Sempre la Juventus in vantaggio. In vantaggio per un gol a zero, gol di Del Piero al 35° del primo tempo. E ora attenzione a Jugovic che finisce nell'elenco dei cattivi, viene ammonito giustamente dall'altro. Che ammonizione giusta, è stato bravo Beckham a indurre al faro Jugovic con due finte, poi ha toccato il pallone, Jugovic era in ritardo. Non l'ha certo fatto volontariamente, però è la munizione giusta. È comunque la prima ammonizione in Champions League per Vladimir Jugovic e c'è il Manchester United che va a battere un calcio di punizione. La palla è respinta da Zidane, poi Boxic, può partire il contrattacco dalla Juventus, 4 contro 3, c'è Di Livio sulla destra, viene prontamente assistito, vedete, da quattro compagni. Di Livio che cerca Del Piero e Del Piero aveva capito che ci poteva stare il retropassaggio di Gary Neville, ma non ce l'ha fatta ad intercettare il pallone. Anche perché Neville ha dato la palla indietro al portiere Schmeichel nel modo perfetto, giusto, con il tempo esatto, dando forza alla palla di testa. Duchamp e Di Livio, ancora il francese, Torricelli per Jugovic, malinteso con Zidane, e ancora Jugovic che ha tentato di andare al recupero della palla, poi McClure. La palla per Schmeichel. Ricordo che il Manchester United nell'ultimo turno è stato battuto in casa dal Fenerbahce, che ha violato il terreno dell'Old Trafford per quanto riguarda le coppe europee. Old Trafford che non era mai stato battuto nei 40 anni di storia di queste competizioni. La prima volta il Manchester era sceso in campo nel 1956. Montero, il suo appoggio è impreciso, ancora il Manchester. Ecco Zidane che prova ad andare a disturbare l'azione di McLaren, per noi qualche istante di pausa. George Weah sceglie Roberts Noir. Tutta la sicurezza Roberts nei deodoranti Roberts Noir. Vedete il pubblico dei giovanissimi supporter del Manchester United. Juventus sempre in vantaggio per un gol a zero. Deschamps gli ruba palla a McLaren, scambiato con Beckham, poi Solskjaer, ancora Solskjaer, ha provato a mettere dentro la palla, Ferrara, un rimpallo, forse Ferrara aveva toccato con il gomito, ma la Juventus che può beneficiare del contropiede. Del Piero attaccato da Gary Neville, prova ad andarsene e poi Neville è molto bravo a metterci il piedino e a servire il portiere Schmeichel. I bianconeri non devono farsi schiacciare nella propria area di rigore, ben fa adesso Montero e Ferrara, devono tenere l'allineamento difensivo molto alto per tenere gli spazi chiusi con Deschamps e Zidane a centrocampo, non devono certo farsi schiacciare perché nei pressi dell'area di rigore diventano a volte imprendibili giocatori come Giggs. Hai visto Alex Ferguson, classe 1941, per cui 55 anni, da 10 anni alla guida del Manchester United. Ha provato ancora un inserimento il Manchester con Giggs, il rilancio di Porrini, poi Mike che svetta più alto di tutti, Beckham. È un buon momento questo dei Red Devils.
palla che viene fatta slittare in fallo laterale, mentre vedete che le telecamere vanno a spiare Ryan Giggs, il giocatore che ha sostenuto, come abbiamo detto, un provino poco prima dell'inizio della partita. Sembrava che non dovesse farcela, al suo posto era pronto il figlio di Cruyff, Jordi Cruyff, mentre c'è stata ora l'ammonizione combinata a Torricelli, anche per Torricelli si tratta della prima, rivediamo. Sì, azione molto veloce, Torricelli era ormai superato, ha allungato la gamba, non capisco perché queste ammonizioni poi possono contare molto nel proseguo della Champions League. Calcio di punizione ancora per il Manchester United con Beckham, palla che spiova in area, attenzione! E manca il gol, Solskjaer, Ole Solskjaer, una clamorosa palla gol questa per il Manchester United, Qatar, 19° minuto. Incredibilmente lasciato tutto solo Solskjaer, lo ha perso Torricelli, bisogna sui calci piazzati stare a uomo, stare vicini al proprio avversario, non mollarlo mai, anche tenerlo un po' per la maglia, spingerlo un po', perché altrimenti succedono occasioni come queste. È un Manchester United che sta ora schiacciando la Juventus nella sua metà campo, Juventus ora che prova ad allentare la morsa con Jugovic, attaccato, ancora Jugovic, resiste due volte alla carica, palla per Zidane, preciso appoggio per Del Piero e c'è un pallonetto di Deschamps che doveva servire Boxic. Sono un pochino condizionati gli avanti della Juventus dal fuorigioco ben attuato dal Manchester United, Manchester che si propone ancora con Ole Solskjaer. E poi interviene Zidane, partita davvero maiuscola quella del francese. Jugovic. Ole Solskjaer va ad infastidire l'azione di contrattacco della Juventus, Juventus che beneficia di una rimessa in gioco con le mani quando sono trascorsi 20 minuti nel corso del secondo tempo. E sta lievitando anche il rendimento di Solskjaer in questa seconda frazione di gioco. E da Deschamps. Porrini, scambio con Di Livio, ancora Porrini, palla a scavalcare, poi Boxic che doma bene il pallone, duello con Roy Keane e non c'è nulla da fare, Roy Keane è davvero insuperabile. È determinato, forte, potente, Boxic non è al meglio questa sera e quindi anche nell'uno contro uno, in questo caso Keane è riuscito a fermarlo. Zidane. Di Livio prova il cross, Del Piero, Del Piero era un pochino indeciso sul da farsi, se andare di testa o andare di piede, e poi ha concluso con un destro che è terminato alto sopra la traversa. Sì, con prima intenzione Del Piero avrebbe voluto andare in tuffo di testa, ma la palla è caduta improvvisamente, quindi ha tentato un colpo incredibile, un colpo di piatto a girare, ma non gli è riuscito. Butler, palla bellissima per Ole Solskjaer, arriva Giggs, attenzione, conclusione di Ryan Giggs, che taglia tutta l'area di rigore per un altro istante di pausa. Che cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. E vediamo ancora con questo tiro cross di Giggs, emozioni e brividi dunque all'Old Trafford. Il pubblico di Manchester non c'è un po' certo, non divertirsi, anche se stanno perdendo la sua squadra, i Red stanno giocando bene, stanno giocando con volontà. Giggs a sinistra, imperversa, ed è la zona del campo che la Juve deve tenere e di guardare con un occhio di riguardo. Avete visto Torricelli che ha scagliato il pallone in malo modo verso il centro del campo, pallone recuperato dal Manchester United. Ecco Keane, palla per Beckham, Beckham prova il cross, attenzione, ancora un colpo di testa, c'è forse l'anticipo di Montero, così dice l'arbitro, ma non sono del tutto d'accordo i giocatori della Juventus, sta di fatto che il Manchester beneficia del calcio d'angolo numero 6. A me è sembrato di sì, Montero ha colpito la palla, Solskjaer l'ha colpita prima di Montero, ma nel contrasto credo l'ultimo toccare sia stato il giocatore bianconero. Calcio d'angolo battuto, tutto il Manchester meno il portiere nella metà campo della Juve, poi c'è Nicky Butt che prova con questa conclusione completamente sbilenca. A tiro invitante, quando la palla arriva incontro in quel modo, Butt ha rallentato troppo la corsa aspettando troppo il tiro, quando è andato alla conclusione la palla gli è rimbalzata troppo e a quel punto è difficile tenerla bassa. Vi rammento che al termine della partita andrà in onda Striscia la Notizia, ricordo anche che su Italia 1 alle 22.30 potrete vedere Porto-Milan, l'altra partita di Champions League che vede la nostra formazione in campo.
E ricordo ancora che proprio in conclusione della nostra telecronaca ci saranno le interviste a Marcello Lippi e a Fabrizio Ravanelli. Ancora Giggs scatenato, manca l'intervento, poi conclusione di Beckham, e qui ci stava davvero il gol per Beckham, era da buonissima posizione, non ha centrato la porta. Sì, si è coordinato bene ma ha calciato male, sul cross di Giggs Cantona ha effettuato un fallo incredibile su Torricelli, gli è franato addosso tenendolo fermo e Beckham poi ha avuto la possibilità di tirare. Qui l'arbitro non so se l'abbia visto o meno, credo di no, altrimenti avrebbe fischiato, è stato un fallo di Cantona che ha tenuto per la maglia Torricelli. Ancora comunque il Manchester United con Giggs e poi vedete che è costretto al calcio d'angolo Porrini, è davvero un momento esaltante questo del Manchester United che colleziona il calcio d'angolo numero 7 sulla prova Beckham. Attenzione, concentrazione sui calci piazzati, hanno già lasciato due volte liberi i giocatori del Manchester di bianconeri. Palla sotto misura, il colpo di testa è di Jugovic, ha provato a cercare la testa di Giggs Beckham mentre le telecamere vanno a spiare qualche tranquillissimo spettatore sugli spalti di Old Trafford. Ancora Beckham, tagliato, l'uscita di Peruzzi e poi Peruzzi si trova quasi senza saperlo il pallone tra le mani. Sì, ha rubato palla a Keane, che anzi a Jonsen, che gli era rimbalzata addosso e gli era caduta fra i piedi. Bravo Peruzzi nel secondo, non certo nell'uscita ma nel riprendere palla. David May stacca Duchamp, la palla per Zidane e Zidane prova addirittura a cercare il gol da una distanza più che ragguardevole, all'incirca 40 metri. Beckham liberissimo, sempre Ryan Giggs, parte il cross, sta Montero, ancora l'azione del Manchester United, c'è Cozzi Neville, colpo di testa ancora di Montero, grande pressione del Manchester United che colleziona il calcio d'angolo numero 8. E non devono farsi schiacciare nella propria area di rigore, certo la forza del Manchester è incredibile, stanno lottando su tutti i palloni, raddoppiato le energie. Ecco la battuta da parte di Beckham, mette fuori Zidane, anzi la palla è ancora buona, la palla poi finisce a lato per noi qualche istante di pausa. Inquadrato Ryan Giggs quando si riprende il gioco, sempre 1-0 per la Juventus, Jugovic messo giù da McLaren. È un calcio di punizione per i bianconeri quando siamo giunti al 26esimo minuto della ripresa, siamo nel cuore del secondo tempo. Pur con difficoltà, con le difficoltà della serata, a questo punto Boxic e Del Piero dovrebbero anche tenere palla un po' in avanti e riuscire a far respirare la propria difesa. Deschamps, proprio Boxic, a gamba tesa era l'intervento di Mai, l'arbitro ha fatto proseguire, sempre vigile Roy Keane. Solskjaer bravissimo, è bravo anche Deschamps che tocca per Jugovic e questa volta c'è un malinteso tra Jugovic e Zidane, ma ancora Zidane con il soccorso di Jugovic e Torricelli per Boxic. Boxic 1 Del Piero, ancora Del Piero in posizione di tiro, c'è il tiro e prova a beffare Schmeichel con un pallonetto e per la Juventus c'erano le premesse per un'azione da gol non sfruttata nel modo migliore. Sì, Boxic non è stato rapido, veloce e preciso nel passaggio del Piero, ma Del Piero avrebbe potuto concludere meglio. È difficile fare un pallonetto a un portiere che è alto 1,95 e lui ci ha provato lo stesso, ma non è riuscito. Errore da parte di Jugovic, poi Montero che va a recuperare la palla, subisce il fallo da parte di Beckham e per noi qualche istante di pausa. Si riprende con questo calcio di punizione per i bianconeri quando siamo giunti al 27esimo e 28 secondi. La palla è stata sparata da Torricelli, ha provato a staccare Boxic. È bravissimo Gary Neville a far suo il pallone, Gary Neville che ha già totalizzato 16 presenze in Natale. David Mai, Zidane, e questa volta non giunge a destinazione il pallone anche perché è Del Piero. Era in fuorigioco. Vediamo Ronnie Johnson. Giggs. Pallonetto di Giggs per Cantona. Tre giocatori del Manchester e poi vedete che deve intervenire. Ma il Torricelli dopo questa situazione un po' di amnesia da parte della difesa bianconera, ma c'è un intervento dell'arbitro per posizione sì, eventuale di fuorigioco. Io ho qualche dubbio perché la posizione, no, invece era fuorigioco, di poco forse. Di poco fuorigioco
Abbiamo rivisto in effetti che si trattava di fuorigioco perché era leggermente più avanti Cantona rispetto all'ultimo uomo della Juventus, o perlomeno il penultimo, che era Torricelli. Sempre 1-0 per i bianconeri. Non ce la fa Boxic, ma c'è Jugovic, arriva poi Bacchi. Giggs scambia molto bene con Jonsen. Jonsen si fa soffiare la palla, rimpallo che non favorisce la Juventus, bensì Roy Keane. McLear, la battuta cercando il numero 20 Solskjaer, poi l'uscita di Peruzzi. Ancora Jonsen. Non è compatta la manovra della Juve in questo momento. Grande lavoro di Giggs, incredibile. Incredibile questo secondo tempo di questo giocatore che sta mettendo in crisi lui da solo la difesa bianconera. E i compagni lo cercano come in questa azione Beckham. Ancora Ryan Giggs, prova il cross. Montero, deviazione, Cantona. Temporeggia Cantona, poi la palla che viene ribattuta in calcio d'angolo da Torricelli, per noi qualche istante di pausa. Ancora un calcio d'angolo dunque per il Manchester United, diamo la palla che spiove in area di rigore, una respinta da parte di Jugovic, una grandissima mischia, poi Boxic non ce l'ha fatta, scaglia il pallone lontano e poi c'è la conclusione di Roy Keane, completamente sbilenche. Il Manchester ha totalizzato fino a questo momento 9 calci d'angolo, ma il risultato è sempre a favore della Juventus per 1-0. E Roy Keane ha fatto il massimo, ha stoppato bene palla, ma Zidane gli è andato addosso come un siluro. Velocissimo, ha coperto lo specchio della porta e ha dato poche possibilità e pochi spazi al calcio di Keane. Peruzzi, colpo di testa di Jugovic, sulla palla è Mayville, o Deschamps, Zidane, Jugovic, palla che arriva a destinazione, Zidane, incespica un pochino il francese, poi Jugovic, ancora Zinedine Zidane. Questa fiondata a cambiare gioco, c'è Porrini dalla parte opposta, Bidivio e Deschamps ancora, si cambia ancora con Jugovic, in suo soccorso c'è Torricelli, riceve Del Piero, riesce in qualche maniera a mettere la palla in mezzo, poi c'è il rovinoso tentativo di Boxic che aveva commesso fallo nei confronti di Jonsen. E prova ancora il Manchester con Ole Gunnar Solskjaer, la palla è per Giggs. Attenzione, Ryan Giggs si è liberato benissimo di Ferrara che lo ha messo giù e Ferrara viene ammonito dall'arbitro. Tutto ciò quando siamo giunti al 31esimo minuto, grandissima azione ancora una volta da parte di Ryan Giggs. La scelta perfetta, ha fintato il passaggio a Cantona per mettere in difficoltà Ferrara, poi quando Ferrara è andato fuori tempo lo ha dribblato bene e questo Giggs è pericolosissimo. Cantona si è un po' lamentato perché non gli ha dato il pallone, ma io credo che Giggs abbia fatto la cosa migliore. Avete visto la smorfia quasi sofferente da parte di Ciro Ferrara, che è il terzo ammonito della Juventus dopo Jugovic e Torricelli, e vediamo chi va a battere su qualche battibecco laddove c'è il muro della Juventus, mi pare tra Roy Keane e Boxic. Sulla palla è Beckham, giocatore dal tiro potentissimo. David Beckham, nato il 2 maggio 1975, rappresenta in nazionale, prepara il destro. Beckham e para Peruzzi che ha capito tutto, comunque la conclusione non era del tutto malvagia. No, bella conclusione di Beckham, ma Peruzzi, oltre all'intuito, anche la potenza di gambe, si sposta velocemente, è un portiere tra i più esplosivi del campionato italiano. Ancora il Manchester sotto, Cantona, la parata di Peruzzi, sempre pericolosamente i Red Devils, che diciamo francamente non stanno meritando questa sconfitta. E poi la palla recuperata ancora da Porrini che si libera di Giggs. Prova il rilancio per la sua squadra. Del Piero non ce la fa contro Keane, poi Jonsen, e giustamente come avevi ricordato poco fa gli avanti della Juve non riescono a tenere sul pallone. E in condizioni come queste è molto importante dare fiato alla difesa, tenere su palla, controllarla, farsi fare anche qualche fallo, così il tempo passa e i giocatori della linea difensiva riescono anche a respirare. Se volte il Manchester non ce la fa, la palla in out, per noi qualche istante di pausa. Vedete Peruzzi, l'autore della splendida parata di poco fa sulla grande volée di Cantona.
Riparte ancora la Juventus. Jugovic. Ancora il giocatore serbo. Boxic. Zidane libero e Boxic vuol fare un po' tutto da solo. E poi ha optato forse per la soluzione meno percorribile, a dire il passaggio verso Del Piero che era in fuorigioco. Sì, si vede anche da questo che il croato non è in grandissima condizione, non solo per la consueta corsa veloce, rapida, esplosiva, ma anche proprio per l'idea che non viene immediata, che non arriva. Zidane era tutto solo, avrebbe potuto dar palla dentro e non l'ha fatta. Ecco ancora Beckham. Sempre la solita fiondata. Torrini di testa, centralmente c'è Zidane. Di Livio, ancora l'ex giocatore del Bordeaux, poi Porrini che dà a Del Piero, stringono gli spazi i giocatori del Manchester, diventa sicuramente meno agevole il lavoro dei giocatori della Juventus che debbono impostare, palla che è finita in palo laterale, mentre sta per entrare in campo Tacchinardi al posto di Di Livio. Sostituzione questa che cade quando la mezz'ora è già passata abbondantemente, siamo al 35esimo, entra Tacchinardi e per noi qualche istante di pausa. Eccolo qui Alessio Tacchinardi che entra in campo al posto di Di Livio. Alessio Tacchinardi che ha disputato una buona partita contro il Milan nell'ultima di campionato. Boxic, proprio con il nuovo entrato Tacchinardi. Duchamp, poi Porrini, c'è l'anticipo di Maclair, poi Ferrara, ma arrivano da tutte le parti i giocatori del Manchester. Solskjaer è ben appostato, Montero, è un secondo tempo di sofferenza per la Juventus, un secondo tempo che la Juventus comunque avrebbe potuto capitalizzare in modo migliore se Del Piero fosse riuscito a trasformare una comoda palla gol proprio in avvio. Il colpo di testa di May, poi Butt, Keane, Cantona. Un po' rischiosa questa mossa di togliere Di Livio, anche se Tacchinardi è fresco e può dare il suo contributo in forza ed energia. Lasciare Porrini tutto solo con Giggs, che adesso è in area di rigore, e colpo di testa di Ferrara fuori. Avete visto dunque lo svarione di Porrini, ancora Giggs. Solskjaer cerca lo spazio per il tiro, c'è il tiro sull'esterno della rete, ma c'è anche una deviazione e c'è un calcio d'angolo che vedremo tra qualche istante. C'è un'altra sostituzione del Manchester United, mentre anche nella Juventus, se non vado errato, esce Ole Gunnar Solskjaer e sta per entrare in campo Jordi Cruyff. E anche nella Juventus si profila l'eventualità di una sostituzione, è pronto Marc Giuliano, però il giocatore non entra subito in campo. Il cross, l'uscita di Peruzzi, poi Cantona, conclusione che bacia la traversa, la parte alta della traversa, è un Manchester dunque che insiste, voleva il calcio d'angolo, Cantona non l'ha avuto, comunque sempre pericolosi Reds. Io credo che abbia toccato la palla Peruzzi perché era un po' avanti, ma su questo tiro velenoso, insidioso di Cantona, il portiere bianconero secondo me ci ha messo una pezza. No, in effetti la traversa, ha visto benissimo l'arbitro. Vedete Peruzzi, e mentre Torricelli esce per lasciare posto a Marc Giuliano, c'è da dire che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camici e due esterni difensivi della Juventus, mentre vediamo Schmeichel. Ha toccato il primo pallone Jordi Cruyff. Un pochino pericolosa l'azione difensiva della Juventus, poi Beckham che mette dentro questa palla che è facile preda per Peruzzi. Eccolo qui David Beckham. Sì, rischioso come dicevo prima togliere Di Livio perché Tacchinardi è sì fresco, ha energie, ma non ha il passo adatto a mettere per pressare, per aiutare Porrini a fermare Giggs. Il colpo di testa di Porrini per prevenire l'azione di Ryan Giggs. Poi Angelo Peruzzi, una grande prova la sua. La Juventus è sempre in vantaggio per un gol a zero. Il rilancio nella zona di Del Piero, le prese con Mike, riesce soltanto a spizzare il pallone. La Juventus con Zidane, un pochino sfilacciata la formazione bianconera. Boxic,
Jugovic prova la conclusione, Jugovic, una conclusione che ha ammutolito l'intero stadio, ma di poco lato. Lui conosce le proprie forze, i propri meriti, sa di avere un gran bel tiro, un tiro velenoso, potente, e questo calciato da pochi attimi fa non è stato certo da poco. Gary Neville, sempre l'incitamento da parte dei 53.000 di Old Trafford. Duchamp, Zidane, subito di prima Giuliano, Jugovic, Duchamp, tutto molto bello. Boxic collabora con lui, Zidane che riceve, si defila Boxic, Zidane, ancora Boxic dalla sinistra, è pronto per il cross, c'è il cross del Piero di testa, c'è la parata un pochino goffa di Schmeichel, comunque l'azione della Juventus è stata davvero molto bella, stupenda di prima, Zidane, Boxic sul fondo, grande cross, e Del Piero non è certo il suo pezzo forte il colpo di testa, ma era anche tante, bisogna dire questo. Giggs, intervento di Deschamps, è un intervento falloso, così dice il direttore di gara, e per questo motivo il Manchester United beneficia di un calcio di punizione. Ecco Ryan Giggs, Cantona, ancora il francese, Beckham, buona la combinazione con Neville, palla dentro, pericolosamente ancora una volta questo taglio con questa palla che diagonalmente fa venire i brividi ai difensori della Juventus. È un classico del calcio inglese questa azione, questo tiro cross sul secondo palo, ma Cruyff non è partito in anticipo, è rimasto fermo, bloccato, lo stesso ha fatto anche Cantona. E vediamo ancora l'azione, l'epilogo di questa azione, l'ennesimo rilancio di Peruzzi, poi Johnsen. Questi è Roy Keane che viene a dar manforte all'azione d'attacco, poi Jugovic, c'è spazio per servire Tacchinardi, preferisce invece Jugovic far tutto da solo. Del Piero prova ad andarsene in dribbling, viene messo giù da Nicky Butt che prova a protestare la sua innocenza, ma c'è da dire che il fallo, anche se forse involontario, c'è stato. Una partita non difficile da arbitrare questa per il signor Garcia Aranda. Molto corrette le due squadre. Deschamps, Giuliano, ecco Marco Giuliano, un pochino impacciato sul da farsi, lo si è visto piuttosto chiaramente, e poi subisce un fallo da un avversario, ma l'arbitro non assegna il calcio di punizione ma soltanto la rimessa in gioco al Manchester United. Un Manchester che prova a stringere i tempi, Porrini di testa, sempre grande libertà per Giggs, il suo cross e la comoda parata di Peruzzi. Ci avviciniamo al finale di questa partita, 42 minuti del secondo tempo, una grande prova di Ryan Giggs, una Juventus che sta conducendo in porto l'1-0 conquistato nel primo tempo. Nell'ultimo caso Giggs avrebbe potuto anche andare avanti, aveva lo spazio, il tempo e il modo per poter crossare meglio. Tutto regolare, dice l'arbitro, dopo questo intervento di Keane ai danni di Tacchinardi. Ancora Roy Keane, ne infastidisce l'azione Zidane, Neville, palla per Schmeichel, ecco il rilancio di Schmeichel, prova a staccare Montero, alla meglio nei confronti di McLaren, grande lavoro di Jugovic, scambia con Boxic, anche Boxic in un primo momento è bravo a toppare la palla, ma non è poi bravo a gestire il possesso della stessa, così può riportare il Manchester. Beckham, solito Giggs, è un copione che praticamente stiamo assistendo, stiamo vedendo per tutto il secondo tempo. Ancora Cantona, cross a scavalcare il muro difensivo, l'uscita di Peruzzi, strepitoso Peruzzi, era molto fuori, molto alta questa palla, è stato bravo perché altrimenti Butt era lì pronto a colpire di testa. Grande intervento del portiere bianconero. Schmeichel in netto anticipo, poi Cantona che doma il pallone con un virtuosismo. Ancora Cantona, tocca per Keane. Momento Ryan Giggs, ultimi spiccioli di partita. Sempre abilissimo il Manchester United. Beckham, palla messa dentro, non se ne avvede McLaren, forse il servizio era troppo lungo, sta di fatto che comunque Brian McLaren non aveva capito nulla. Sì, bravo Beckham perché ha temporeggiato e ha aspettato che uscisse Montero per far passare la palla fra le gambe dell'uruguaiano, e però McLaren era troppo in ritardo. Tacchinardi, palla per Boxic, forse un passaggio involontario, poi Del Piero,
sbaglia pure lui, molta imprecisione da parte degli avanti della Juventus. Keane, ed è un Manchester United davvero in gran spolvero, quello che stiamo ammirando in questo secondo tempo. Un Manchester United che è penalizzato naturalmente dal risultato. Arriva Giggs, spara contro il muro, Juventus in contropiede. Ecco Del Piero, dalla parte sinistra ci sono due giocatori liberi e Del Piero cerca Boxic anziché Jugovic o Zidane, che erano liberissimi a sinistra. Sì, Zidane aspettava palla, Jugovic anche, Boxic non è partito, ha accennato lo scatto ma non ha energia e forse sta anche moderando le proprie forze per la partita di Tokyo. Ecco Cantona, l'intervento di Giuliano, sulla palla c'è poi Peruzzi, ultimi momenti vibranti di questa partita. Palla buona, Boxic servito da Zidane, Boxic davanti a Schmeichel, ancora Boxic, vediamo se ce la fa a concludere in gol. La conclusione di Boxic, incredibile, sull'esterno della rete. Ha avuto la palla buona il croato Len Boxic proprio al 45esimo, così come al 45esimo del primo tempo l'aveva avuta Del Piero. La Juventus ha mancato l'occasione per il raddoppio. E non è in gran serata il croato, l'ha dimostrato, ha fatto bene a dribblare Schmeichel perché il portiere era in piedi, non avrebbe potuto fare il suo solito classico ormai pallonetto, ma poi non è riuscito a inquadrare la porta, ha avuto tutto il tempo per farlo. Purtroppo per lui un gol in Champions League è sempre importante. Ancora Del Piero, il taglio sulla sinistra, Jugovic, ancora Jugovic, palla messa dentro per Del Piero, ancora Del Piero, prova la conclusione e palla sopra la traversa, ma c'è stata anche una deviazione di Roy Keane e per la Juventus si tratta del calcio d'angolo numero 4. Pensate che alla fine del primo tempo eravamo quasi in equilibrio per quanto riguarda i corner, avete visto la deviazione era di Maia, non di Keane. Siamo ora 10-4 per quanto concerne il compito dei corner. Altra grande occasione per la Juve, avrebbe potuto chiudere veramente la gara, il Manchester è spezzato da un secondo gol a pochi minuti alla fine. Ecco la battuta di Vladimir Jugovic, bassa, in qualche modo avete visto Beckham ha stoppato il pallone, è rimasto praticamente il colpo in canna, poi Giggs, Cantona, ancora Cantona in posizione di tiro, predilige poi l'appoggio per Giggs e l'arbitro dice che si tratta di azione irregolare, fuori gioco. Avete visto il labiale di Giggs che ha detto al guardaline quello che secondo lui andava detto, ma non aveva ragione perché era leggermente in offside. Si fare un plauso a Montero che era su Giggs, ha capito che Cantona stava per verticalizzare sul compagno di squadra, si è fermato e anche un po' scivolato, poi con grande reattività è ripartito in avanti mettendo in fuori gioco il giocatore inglese. Il rilancio di Peruzzi, Jugovic, ancora Jugovic, ha trovato sulla sua strada Nicky Butt, azione della Juventus personale questa del giocatore serbo, mentre il Manchester insiste, ancora Beckham, Giggs, prepara il sinistro, ancora Giggs, pallonetto per McLaren, l'intervento di Montero per Jugovic, Zidane. Grande partita quella di Zidane, cerca Boxic preso in controtempo e poi Zidane che interviene rovinosamente con una certa astuzia anche per bloccare sul nascere l'azione del Manchester United. Partita praticamente all'epilogo, Roy Keane, Cantona, una partita intensa, vibrante, ricca di emozioni, è un Manchester United che ci ha sicuramente stupiti, un Manchester che arrivava da un periodo di crisi ma ha giocato davvero una grande partita. La Juventus vince, è la seconda squadra che infrange il mito dell'Old Trafford per quanto concerne le coppe europee ed è la prima squadra italiana a vincere in questo stadio contro i Reds. Un 1-0 dunque che penalizza, diciamolo francamente, la squadra di Alex Ferguson che avrebbe meritato perlomeno il pareggio. Sì, sì, grande Manchester, soprattutto la forza per la volontà anche, e anche per le doti tecniche. Comunque il miglior giocatore della serata secondo me è Zinedine Zidane, modello prestigiatore, ha fatto vedere delle cose egregie, palla Stefano non c'è, non l'ha mai fatta vedere ai centrocampisti del Manchester. Vedete nel frattempo Del Piero che viene inseguito dalle telecamere, è lui che ha deciso la partita, è lui il match winner, ha realizzato un gol su calcio di rigore nella porta nella quale aveva sbagliato un calcio di rigore importantissimo lo scorso 19 giugno Gianfranco Zola,
contro la Germania, un calcio di rigore che poi sarebbe stato decisivo ai fini dell'eliminazione dell'Italia nella competizione europea per nazioni. Dunque la Juventus è qualificata per i quarti di finale di Champions League e conclude al primo posto il girone, e vedete Eric Cantona che se ne va con la maglia numero 5 di Porrini. Sì, forse questa sera in questa grandissima gara non hanno fatto la parte da protagonisti due grandi campioni come Cantona e Boxic, due giocatori che sono apparsi un po' stanchi, non brillanti come al solito. Comunque una grandissima gara, entusiasmante, la Juventus ha fatto vedere di avere carattere, tecnica ed è una gara anche in previsione della partita di Tokyo, secondo me è stato sotto l'aspetto del morale che darà forza ai giocatori di Lippi. Ecco, rimanete.